Ma bello tutti siamo tornati qua su un nuovo video perché è uscito il numero 2 di Fast and Furious, ok? La sc mitica Skyline, che è la mia macchina preferita in eccellenza. E ovviamente non c'è tutto il, diciamo, tutto il cartone dietro, c'è solo questo qua piccolino, ok? Costato 11,99. Dietro c'era, diciamo, le altre uscite, e la terza uscita è la 1993 Mazda RX-7 FD3S with the body. Si tratta di un modello che appare in diversi episodi della serie. Questo esemplare è quello che utilizza Dom Toretto nel primo film per la corsa contro Brian. La Nissan, questa è la Nissan Skyline R34 2002. Nel secondo film della serie, Brian O'Connor vince con la sua Skyline una indimenticabile gara con un spettacolare salto dal ponte. E questa macchina io me ne sono innamorato, che se poi quando se avrò poi modo di avere dei soldi e comprarmela, è una macchina che vorrei avere. Ovviamente se c'è depotenziata, per, diciamo, la chiamo da strada, ok, non che corra troppo, ok, cioè ovviamente il packaging è sempre uguale, qua è trasparente, qua c'è tutto, qua c'è logo Fast and Furious. Adesso andiamo ad aprire per vederla un po' com'è all'interno. Sempre senza. Ok. Ci mettono sempre quintali di scotch per poter aprire tutto. Oh. La. Fuori dalla scatola si presenta così. Ok. Adesso la svito per farvela vedere ancora meglio da vicino. E qua i messaggi che arrivano. Ok, ce la stiamo facendo. Qua cambiano viti ogni 2x3. Ah, finalmente non hanno messo lo scotch sulle portiere. Perché è un po', c'è un po' tipo la rete lì un po' incastrata, no? Però c'è, sono le bombole di NOS. Adesso poi provo a metterla come si deve, però le ruote girano, è fantastica. Detto questo,
Ci vediamo poi a un prossimo appuntamento. Balla!